Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 19 luglio. Quali sono i temi oggi sui giornali? Intanto mi scuso con quelli di voi che ieri moltissimi hanno detto che nella zuppa di ieri c'era un via e vai della mia voce. Mi spiace per quelli che l'hanno vista in diretta, ma ci sono state 150.000 persone che l'hanno visto, anche se per pochi secondi, in registrazione, e la registrazione migliora quella che la diretta, grazie a questo wifi del cavolo che ho qui e anche il rete 4G che ho qui, non funziona. Quindi, a parte questa prima notazione, diciamo, tecnica, vi ringrazio sempre di seguirmi. So che potete sapete dovete sapere che potete seguirmi anche sul sito nicolaporro.it e esattamente questa rassegna stampa potete seguirla registrata sul mio canale YouTube. Scrivete su YouTube Nicola Porro, quindi in quel caso non avete nessuno dei problemi che avete durante la diretta. Andiamo nella diretta per quelli che mi seguono sulla diretta. I temi della giornata, il Corriere della Sera di oggi titola con una grande cifra: 400 milioni. 400 milioni è il costo e il valore del traffico degli uomini che avviene in Libia, in Africa, per portarceli tutti quanti a casa nostra. L'inchiesta del Corriere della Sera è molto circostanziata, ovviamente molto ben fatta. La cosa che mi stupisce è che siano così pochi, perché se così fosse, in realtà, scusatemi se esagero, ma il costo, il valore dei trafficanti è molto superiore quando li accogliamo che quando li trasportiamo, nel senso che i delinquenti in Africa ci guadagnano 400 milioni, ricavano 400 milioni perché anche loro hanno delle spese, non so, le spese per la tortura, le spese per i militari, le spese per le armi, le spese per le corruzioni, le spese per questi gommoni schifosi che poi affondano, cioè hanno delle spese ignobili, ma hanno delle spese. Quando arrivano, quindi è un ricavo quello dei 400 milioni, quando si arriva in Italia, invece l'accoglienza vale 4 miliardi di euro, come disse uno di Mafia Capitale. Meglio che vendere droga. Insomma, i trafficanti fanno soltanto il 10%, il business dei trafficanti, se sono veri i dati del Corriere della Sera, vale solo il 10% del business dell'accoglienza. Pensateci sempre quando pensate a quelle belle faccette pulite dei nostri accoglienti onlus, che continuano, secondo oggi il Messaggero, a fare il loro mestiere alla grande, perché continuano a portarci in Italia molti e moltissimi immigrati irregolari. La Vienna minaccia l'Italia se dovesse mai liberalizzare diciamo, i nostri permessi, anche se ieri Maroni dice una cosa molto interessante, perché lui lo fece, quello di liberalizzare i permessi di soggiorno in modo tale che i migranti italiani nell'ultima crisi, quando Maroni era ministro degli interni, potessero andare nel resto dell'Europa. Dice: attenzione, perché lì dichiariamo lo stato d'emergenza, che non ho capito bene a che cosa serva da un punto di vista tecnico pratico, ma la cosa molto interessante che disse Maroni ieri nell'intervista, che non vi ho citato ma che ho letto: però dopo 6 mesi questi visti temporanei scadono e ce li rispediscono in Italia. Secondo me, intanto, già il fatto che siano usciti dall'Italia è un passo avanti. Però questa minaccia a Vienna, che la considera come tale, difatti, e non come un ballon d'essai, risponde con un'ulteriore minaccia dicendo: se arrivano da noi chiudiamo il Brennero. Intanto sulla vicenda se ne occupa Sallusti oggi sulla prima pagina del giornale da par suo, cioè senza nessun pelo sulla lingua. Dice: cara Boldrini, quando ieri, è un'altra questione molto legata ai migranti, quello dello Ius Soli, quando ieri hai detto che ci sarà la minaccia popolare, ci sarà la rabbia popolare se non si approva lo Ius Soli, stai attenta, perché purtroppo, dice, l'unico motivo per il quale saremo contenti di andare a votare è che non ci sarà più la Boldrini con grande verosimiglianza alla presidenza della Camera, cioè alla terza carica dello Stato, dice Sallusti. E l'altra cosa che dice Sallusti è: quando diventi presidente della Camera, come riguarda il caso Fini, come riguarda tanti presidenti della Camera, perdi completamente il contatto con la realtà, perché la rabbia popolare, dice Sallusti, si avrebbe al contrario se venisse approvato lo Ius Soli. Sullo Ius Soli i centristi non vogliono stare col governo. Ieri ci sia stato un incontro tra Gentiloni e Alfano, lo dicono tutti quanti i quotidiani di oggi, e Gentiloni avrebbe detto: a settembre si rivà con la fiducia perché voglio approvare lo Ius Soli. Allora io mi chiedo, se a settembre si rivà con la fiducia e si fa sullo Ius Soli, perché non l'avete fatto ora? Cioè, non riesco a capire cosa cambia tra ora e settembre. Lo chiedo con grande rispetto al Presidente del Consiglio Gentiloni: perché non l'ha fatto ora? Qual è il motivo per il quale non l'ha fatto ora? Temo, anzi sono ben felice, non temo, che questa Ius Soli sarà ancora più difficile.
più difficile approvarlo a settembre. Speriamo che sia così. Tutti i giornali ne parlano, oggi il mattino lo incontra direttamente per raccontare il suo libro Avanti, che è un nome veramente infelice, quello del libro di Renzi, che ricorda il fallimentare, perché per noi che siamo degli anni Ottanta, epilogo dell'Avanti del giornale Partito Socialista, non vorrei che si fosse il fallimentare epilogo editoriale di Renzi. Beh, oggi mi ha molto divertito un pezzo di Riccardo Ruggeri che scrive sulla Verità e che ha un blog molto seguito e sulle recensioni che ha avuto fino a questo momento Renzi, tantissime. Nei primi giorni furono pubblicate stralci del suo libro come fosse un Vespa qualsiasi su tutti i giornali e poi sono arrivate le recensioni, tra cui quella di Recalcati di Repubblica, su cui oggi Travaglio sfotte Repubblica dicendo: Madonna, quanto la fate lunga su questo libro psicanalitico di Renzi. Ma comunque oggi, ritornando a Ruggeri, Ruggeri dice: è molto interessante la recensione fatta da Secchi, che dice che non è un libro, ma è semplicemente un posizionamento di comunicazione. I libri dicono altre cose. E Monti, che fa una recensione dicendo che è un disco rotto Renzi, ma in realtà, dice Ruggeri, rischia di essere un disco rotto proprio Monti quando dice che nessuno voleva fare il Presidente del Consiglio, e Ruggeri dice: ma scusami, ma ti ha nominato senatore a vita Napolitano, non sembra che abbia chiesto ad altri di farlo, ma di che stai a parlare? Quindi Ruggeri è sempre intelligente nel trovare la via di mezzo, ma la cosa più interessante che dice Ruggeri è che il libro che lui ha letto dimostra come Roma ti cambi e che arrivi con le migliori prospettive e una volta che sei arrivato a Roma, forse valeva per i leghisti nel 94, è valso per Berlusconi nel 94, i leghisti prima del 94, nel 90, poi è valso per Berlusconi nel 94 e vale per Renzi nel 2017, Roma dopo 3 anni ti ha drammaticamente cambiato e reso irriconoscibile. Devi fare proprio prima. L'altro grande caso di giornata è il caso di Ratisbona, il coro per il quale, del quale a un certo punto nel coro ci sarebbero state 547 violenze sui bambini, di cui 67 sessuali, nel periodo dopo la guerra, in 30-40 anni dopo la guerra. Dovete sapere, lo scrivono oggi i giornali, solo per mettere i fatti come stanno, che esisteva un coro che era guidato dal fratello di Ratzinger, c'era un istituto, una scuola e c'era una cosa, diciamo un collegio, cioè c'erano tre istituzioni diverse. Queste violenze avvenivano intrecciate su queste tre diverse violenze. Su questa cosa si fece grande scandalo. Ci sono due posizioni completamente opposte. Quella del Foglio, che dice con un titolo molto chiaro, dice guida antiretorica sul caso di Ratisbona, sul coro di Ratisbona. La tesi del Foglio è che si sta in questa vicenda cercando di tirare per la giacchetta il Papa Ratzinger. Poi c'è invece la posizione del Repubblica con Tonia Mastrobuoni, che racconta di violenze incredibili e indicibili fatte a questi bambini, violenze fisiche da un punto di vista e addirittura violenze sessuali. C'è un ragazzo che testimonia di 200 violenze sessuali da parte di un assistente di un suo istruttore, quindi delle cose gravissime. Io ovviamente non so quali delle due verità siano vere, si arriverà probabilmente a un processo. La cosa che dico è che su questo una grandissima dose di retorica c'è. Mi sembra che su Corriere oggi ci sia un'intervista o comunque il recupero della storia di Vecchi nei confronti del fratello del Papa, in cui dice: in realtà io ho dato degli scapaccioni, ma a questo mi sono limitato. Certo, dagli scapaccioni alle violenze sessuali ce ne passa un mondo, è una storia talmente torbida su cui io vorrei sospendere il giudizio perché è tremenda nella sua, se fosse vera, ma è altrettanto tremenda se fosse esagerata. Gli USA negli Stati Uniti, per arrivare a cose più delicate, non approvano per il voto di 4 senatori repubblicani la riforma della salute di Obama, quindi perde una sua battaglia importante Donald Trump. E alcuni giornali, il Sole 24 Ore lo fa in prima pagina, mettono in relazione questa sconfitta parlamentare, quindi col significato che ha di debolezza della presidenza della Repubblica Americana, con l'indebolimento del dollaro. Ve la faccio breve: se andate in America quest'estate pagate di meno alberghi e Big Mac, quindi dovrebbe andare bene. Certo, per gli americani è un po' più caro comprare i prodotti italiani e non solo. Favoloso Maurizio Crippa, oggi sul Foglio, che prende per i fondelli. Ieri ho detto troppe parolacce, devo smettere di dire tutte queste parolacce, perché si può anche dire prendere per i fondelli invece che un'altra parola. Bene, prende per i fondelli i due nuotatori sincronizzati che fanno il nuoto sincronizzato mimando la morte di un rifugiato che non è un rifugiato, ma è un profugo, è un clandestino, è un irregolare, pace all'anima sua, però
stanno mimando col nuoto sincronizzato questo rifugiato che arriva in Italia che sta svenendo all'interno del mare e vincono la medaglia. E Crippa dice che palle questo buonismo per il quale l'Italia verrà ricordata soltanto come il paese dei profughi. Bellissimo. Concludo con due cose ed è una la stupenda da un punto di vista giornalistico intervista a Gabrielli, il capo della polizia realizzato da Repubblica, che parla del G8. Parla della legge sulla tortura, di cui non si esprime, non dà molti giudizi, ma dà un grande giudizio sull'ex capo della polizia ai tempi del G8, e cioè il suo collega De Gennaro, e dice si sarebbe dovuto dimettere. È una frase gravissima all'interno della polizia, che è sempre, diciamo, molto silenziosa rispetto al passato, così come dice delle cose di buonsenso perché è titolata male, ma se si legge si capisce un po' più il turbamento del capo della polizia che non difende la polizia in quel caso, anche se ci sono delle scivolate che secondo me il capo della polizia si poteva evitare, come leccare i piedi a Scalfari citandolo sull'obiettività, una frase inutile di Scalfari che, intervistato dal giornalista di Scalfari, il capo della polizia cita come frase epica e che a lui gli è rimasta molto a cuore, tant'è che lui stesso dice non voglio sembrare ruffiano, ma lo è, citando quella frase di Scalfari. Insomma, Gabrielli fa un'intervista ruffiana con delle cose intelligenti, con delle prese di posizioni forti sulla Repubblica. Chi ha interesse a rivedere quell'altra brutta storia del G8 di Genova, beh, insomma, si può rileggere l'intervista di oggi di Gabrielli, che è un unicum nel suo genere. Infine direi di chiudere con il sito della pubblica amministrazione in cui ci si sarebbe dovuto registrare per fare le supplenze. Già uno si chiede, abbiamo assunto 200.000 persone che ci costeranno tutti quanti noi e ancora stiamo lì a pensare alle supplenze? Certo che stiamo a pensare alle supplenze, perché il fenomeno di ministro attuale della pubblica istruzione ha deciso che ci si può andare via dal proprio posto di lavoro se si è per mille motivi, quindi ci saranno migliaia di supplenze che si dovranno fare. Quindi questo vuol dire che il tema fondamentale per la scuola è sempre la tutela dei sindacalizzati professori rispetto agli studenti che magari avrebbero bisogno di quello che gli stessi sindacalizzati professori chiamano continuità didattica, cioè la presa per il culo di non fargli avere lo stesso professore per tutta la stagione. E questo avviene spesso nelle nostre scuole. Ma la cosa che mi diverte è che questi poveracci di precari che vogliono fare i supplenti sono 700.000, hanno fatto 700.000 richieste. Cosa è successo? È andato in tilt il sito, cioè il sito della pubblica amministrazione. Che avrebbe dovuto rendere semplici le cose, le ha rese ancora più complicate. Questi già avranno stipendi da fame, saranno supplenti, non avranno prospettive di vita, li prenderanno per i fondelli tutta la vita e li prendono già per i fondelli perché li vogliono preparati, tecnologici, in grado di capire tutto come funziona il mondo, di essere aperti a Google e alla New Economy. Si vogliono registrare sul sito che va a puttane. Ecco, questa è la pubblica amministrazione italiana che pretende da voi quello che lei stessa non riesce a garantire a voi. Questi dovrebbero essere i formatori del futuro, questi ci parlano in latino e il massimo che possono fare, se sono bravi, è non sbagliare le declinazioni. Ma riguardo a internet, arrivano marci all'interno di una scuola che dovrebbero digitalizzare. Chiaro? Questo è il concetto. Da una parte il proclama, vogliamo una scuola del futuro, una scuola digitalizzata, dall'altro i fatti, una scuola che non si riesce a digitalizzare neanche nel sito della pubblica amministrazione. La cosa più banale del mondo. Complimenti alla nostra pubblica amministrazione. Ciao!